E ieri il coach ha detto vediamo quanta benzina c'è nel serbatoio, ce n'era abbastanza. Sì, ce n'era abbastanza la settimana scorsa che abbiamo giocato 3 partite in 8 giorni, insomma qui abbiamo avuto una settimana per prepararci e quindi doveva esserci per forza, ecco, ci stiamo allenando bene, con tanta energia, con anche qualità, e quindi insomma eravamo fiduciosi di poter far bene, ecco, quindi la benzina ci doveva essere, e che si affloscia. Ci vorrebbe anche per il microfono. Simone. Ciao. C'era sempre questo timore della vigilia dei 4 lunghi intercambiabili di Verona, sì, sì. E dei 2 lunghi, diciamo, in mezzo. Si considera un petto di consiglio mezzo lungo per la via. Invece mi sembra che lì, dove c'era la grande paura, alla fine la grande paura non c'è stata. Mi sembra che sia tu che Kenny avete fatto una prestazione super, proprio molti minuti in campo, ottimo impatto difensivo, infatti i punti dei lunghi di Verona sono pochissimi. Sì, sono contento di questo, ma insomma sapevamo che loro sono una squadra di grande qualità, di grande statura. E quindi un po' sembrava strano, credo a tutti, che avessero vinto solo 3 partite. Quindi speravamo magari in qualche debolezza mentale, diciamo che a qualche difficoltà, magari a qualche giocata magari importante, anche difensivamente così, loro hanno sicuramente sofferto. Ecco, noi siamo adesso, ci troviamo in una condizione che abbiamo insieme in fiducia. Tutti giocano per la squadra, per il gruppo, e questa è una qualità che si riscontra in squadre che poi alla fine vincono qualcosa di importante o ci vanno vicino. Quindi noi adesso ci sentiamo di essere in quella situazione, ma con questo non vuol dire che vinceremo niente. Ecco. Siamo in fiducia e possiamo fare bene. Quindi abbiamo ambizione di... saltata la luce, abbiamo ambizione di arrivare più in là possibile, più in alto possibile, però ovviamente rimanendo coi piedi per terra. Sappiamo che ancora Andoia è fuori e per noi anche lui è importante, quindi abbiamo fatto bene contro i loro lunghi, soprattutto direi che li abbiamo bloccati, e poi è stata una partita abbastanza fisica, abbastanza sui nervi anche, perché alla fine penso che abbia vinto la squadra che più ha desiderato la vittoria. Ecco, noi siamo in fiducia e questa è l'impressione che ho avuto. Adesso inizia un altro ciclo di 3 partite, dove poi dopo c'è la pausa. Teoricamente, a meno che non c'è, non viene sistemata l'anticipo con Chieti, sì. Ci si ferma. Sì. A quel punto lì, secondo te, dopo le prossime 3 partite, veramente, lo conto anche appunto come si complicate a fermarvi, guarderete la classifica, comincerete a vedere se veramente potete pensare non solo alla Final Four di Coppa Italia, ma qualcosa di più, o è ancora presto? Ma io penso che cominceremo a guardare la classifica magari soprattutto per la Coppa Italia, ecco, per le Final Four di Coppa Italia, per quello sì, poi per il resto del campionato è troppo lunga, è troppo... Una promozione su 32 è sempre quello il discorso, insomma bisogna arrivare bene, in forma, ai playoff, in una buona condizione, bisogna essere fortunati di recuperare tutti gli infortuni, quindi è troppo lunga la cosa. Diciamo che facciamo un passo alla volta, se dovessimo fare un bel filotto di 3 consecutive sarebbe super, però non ricordiamoci Ravenna, ricordiamoci vabbè, Ferrara l'abbiamo buttata via, però che possono arrivare anche squadre che sono in giornata e che ne sbagliano una, e quindi magari noi invece magari l'opposto, anche se c'è la volontà, la fame e tutto, può anche capitare, ecco, una partita storta. Però guardiamo avanti con fiducia e con positività, perché quello che stiamo facendo è sicuramente positivo, quindi niente, ma poco alla volta, 3 partite di fila, se vincessimo 2-3 sarebbe stupendo. Prego. Altre domande? Allora liberiamo anche Andrea. Grazie. Grazie.